Dal salotto di casa vostra va ora in onda Condominio Love, la trasmissione che parla di sesso e relazioni e di come uscirne più o meno soddisfatti. Buonasera cari amici di Condominio, cari condomini, bentrovati. Abbiamo già il nostro regista al piano di sotto che muove le mani. Oddio, cosa succede? È già una riunione che parte male? Posso chiederti di tenere il microfono anche normale? Grazie. Va bene. Sono entrate le spade nelle mie orecchie. Scusa, chiedo venia, ma del resto la puntata di oggi si presta, perché noi cari condomini, intanto ben trovati a tutti dalla nottambula dell'attico, dal condomino del piano di sotto e dal caro nuovo oramai acquisito condomino Francesco Formica, che devo dire è un elemento oramai integrante di questo condominio. Ben trovato. Buonasera, ciao a tutti. Sono un po' abusivo a scrocco, però sì, è bello partecipare in questo condominio. Non importa, ma non importa. Dicevo, io probabilmente la mia paura è quella di non riuscire ad essere ascoltata ed è il motivo per il quale ho avvicinato il microfono, ma non è la paura di cui parliamo stasera, perché portando avanti una scia interessante e molto seguita riguardo alle paure, stasera parliamo di una paura che forse può essere una paura, che è la paura dell'orgasmo. Cosa dire sulla paura dell'orgasmo? Cos'è l'orgasmo? Partiamo con una domanda. Allora, io non mi tirate in causa perché devo collegare ancora i social, datemi. Era Donato, vai e collega i social. Ho trovato la scusa per sbignare, ragazzi. Lasciamo all'orgasmo stasera. Allora, cos'è l'orgasmo? Essenzialmente cos'è? Se quando abbiamo un orgasmo è pur sempre una piccola morte, no? Quando si prova l'orgasmo, ma non è tanto questo, no? Le paure più grosse che si hanno nell'orgasmo, intanto nel manifestare quelli che sono i propri desideri, no? Quindi cosa ci piace, cosa non ci piace, avere il coraggio di parlare, quindi anche manifestare se stessi. E questo è anche prima dell'orgasmo, perché per arrivarci magari bisognerebbe averlo manifestato. Certo, sicuramente, anche il manifestare l'orgasmo stesso è un problema. Quanti di noi quando arrivano nella fase dell'orgasmo non danno voce all'orgasmo, no? Come diceva un maestro tantrico, diceva date voce all'orgasmo. Allora, scusa Francesco, allora quella che è qua sopra secondo me canta allo zecchino d'oro, perché io tutte le volte ogni tanto sento tutun 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 e la voce la sento abbastanza, anche a ore abbastanza notturne. Comunque vabbè, dovresti essere contento, non è quella di mica sopra tanto, perché io sono sempre fuori. È vero, scusa. Beh, vabbè, sì, sempre fuori, vabbè. Cosa c'è di più bello di poter dare voce al proprio piacere? Dare voce all'orgasmo, no? E quindi manifestarlo anche a livello vocale, no? Manifestare il piacere, rantolare, mugolare, urlare quando è necessario, quando si arriva anche a quegli apici lì, no? E questo qui è un problema, uno soprattutto perché la maggior parte delle persone vive in condominio. È un problema di convivenza con gli altri condomini oggettivamente. E questo qui sarebbe, diciamo, il minore dei problemi, no, a parte gli scherzi. Risulta difficile spesso per tante persone riuscire a manifestare il proprio orgasmo, il proprio piacere, perché si ha la paura del giudizio, si ha la paura di essere giudicati strani o magari, non lo so, qualsiasi cosa possa succedere. Tu Maurizia, come la vedi questa paura? Ma indubbiamente mentre stavi parlando mi hai fatto venire in mente che spesso e volentieri l'orgasmo porta con sé non solo dei rumori, quindi la voce dell'orgasmo, ma anche delle espressioni, e talvolta si vedono davvero delle espressioni quasi raccapriccianti, per cui ci sta che qualcuno possa avere il timore di
farsi vedere per come è in tutti i suoi propri aspetti, quindi dalla voce ma anche dalla manifestazione, dall'espressione, anche dalle vibrazioni del corpo, per cui ci sta, cioè sono abbastanza comiche quelle situazioni dove ti capita magari l'amica o l'amico che dice ma io quella, cioè, glielo devo chiedere se l'ha avuto perché non me ne riesco ad accorgere. Quindi sì, e infatti la prima domanda che a me veniva in mente era secondo te la paura della manifestazione, perché poi secondo me è diverso, un conto è la paura dell'orgasmo e un conto è la paura della manifestazione dell'orgasmo, comunque è più un qualcosa di femminile o di maschile? Ma ti dirò, io credo che non ci sia una prevalenza, nel senso che poi alla fine quando tu dai voce al piacere, dai voce all'orgasmo, mostri quello che sei in realtà, no? Come dicevi tu, ci sono queste espressioni strane, ci possono essere questi scuotimenti incontrollati, magari si ha paura di essere giudicati strani, particolari, questo è pazzo, ma che sta facendo, che sta succedendo, puoi anche lasciare la persona che è con te, può anche rimanere scioccata magari se non ti conosce. No, io sono rimasto scioccato già solo alle cose che dite, espressioni, trasfigurazioni facciali, io non so che gente tra frequentate voi, ma a me mi sono sembrate sempre normali, a meno che nel mio... Donato, scusami, ma a te mandano le raccomandate per dirti che non avuto un orgasmo? No? Mi viene... No, perché si parla di trasfigurazioni facciali, allora o non mi sono accorto io in 50 anni, diciamo 50, 30, va, perché l'ho fatto sempre al buio, ma io trasfigurazioni facciali no. Ecco, lì ti volevo, mi stavo per dire quello, ma quante volte tu hai avuto un orgasmo fissando lo sguardo occhi negli occhi con la tua partner, con la luce accesa, non al buio? Oddio, credo che sia capitato, francamente, non... però io trasfigurazione facciale non l'ho mai fatto, io sono rimasto sempre lo stesso dall'inizio fino alla fine, non mi sono mai trasformato in John Holmes oppure in qualcun altro, cioè sono sempre rimasto uguale, copia e incolla, cioè speravo in qualche... in qualche miracolo della natura, ma dei miracoli ne ho visti ben pochi, anzi non ho visti proprio, cioè, quindi... però vabbè, sì, l'intesa si raggiunge anche in quel momento, mi è capitato anche di raggiungere l'intesa sincrono nello stesso momento, che credo che sia il massimo che uno può avere a livello di rapporto di coppia, arrivare ad avere il massimo del piacere nello stesso momento, non è facile, ma insomma... Insomma, lavorandoci un po' su, ti sento una buona affinità e una buona complicità con la persona, con la tua partner, che sia tua moglie o un'amica o chiunque sia, cioè, questo qui è facile da raggiungere, no? Beh sì, l'importante è che sì, però l'affinità sono del parere che si raccoglie e si lima nel tempo, perché non puoi arrivare ad avere una tale affinità se uno si incontra la sera prima, beve due whisky o un po' di birra e poi alla sera trova l'affinità. Non ci credo tanto ai colpi di fulmine, tanto è vero che secondo me certi aspetti introspettivi arrivano solo semplicemente nel momento in cui hai una presa coscienza del proprio partner e sai dove toccarlo al momento giusto, nei punti giusti. Ok, questo qui è un discorso che viene dalla mente, però se noi parliamo di complicità animica, no? E di apertura del cuore, quindi incontrarsi con una persona con il cuore, non con la mente, quindi stare in connessione con l'apertura, con la persona, questa è una cosa che può venire anche dal primo incontro, tutti gli incontri in cui tu fai l'amore con quella persona, perché dipende sempre con quale dimensione tu ti approcci all'altra persona, in quale dimensione vi state incontrando nel momento in cui fate l'amore, vi state incontrando con la mente oppure vi state incontrando col cuore, siete lì e non avete paura di mostrarvi e di darvi, perché essenzialmente si tratta di darsi all'altro reciprocamente, questo può succedere, anzi è facile che succeda, dipende sempre qual è, diciamo, la situazione in cui ti trovi tu in quel momento. Ci sono persone che noi le conosciamo, dopo mezz'ora sembra che è una vita che siamo insieme e che c'è un'alchimia, come se ci si capisse, no? E se ci leggesse nel pensiero l'uno con l'altro. Quindi è facile anche in un primo incontro, io credo che questo qui non sia una cosa molto, molto vera, parlo poi per le mie poche esperienze personali, quindi
lì è poi anche una questione di quanto si abbia voglia di mettersi in gioco con l'altra persona, quanta paura non si abbia di mostrarsi per quello che si è, per dimostrarsi, per dimostrare le proprie non debolezze, le proprie fragilità, perché essenzialmente è quello, perché quando ti incontri in una dimensione del cuore ti dimostri e ti doni all'altro con le tue fragilità, non con le tue maschere, non con le tue sovrastrutture, non con tutto quello che c'è, che la società e le ferite che hai vissuto nella tua vita ti hanno portato ad essere. Essenzialmente sta un po' lì la chiave di volta. Riporto un messaggio di Regina che salutiamo. Lei dice: uno dei cinque principi taoisti è cantare l'orgasmo. Bravissimo. Cantare l'orgasmo, bravo, proprio quello che dicevamo prima. E a volte è difficile, no? Posso dirti che per esperienza personale mi è capitato con una partner di avere avuto dei problemi in una struttura dove ci ospitavano, perché noi stavamo dando voce all'orgasmo, al piacere, e questa cosa insomma ha dato un po' fastidio a quelli che erano gli occupanti della struttura, però noi in quel momento eravamo nella nostra bolla, eravamo nel nostro mondo, eravamo nella nostra dimensione, non ci rendevamo neanche conto, ci stavamo avvicinando e fondendo uno con l'altro, quindi cioè, il mondo cessa di esistere quando sei in quelle dimensioni, non conta il rumore, non conta chi mi sente, dove sono, molto, è un po' pericoloso, però magari bisogna starci attenti. C'è un po' il tabù, no, ancora, Francesco? Ah sì, sì, è un tabù perché poi alla fine il sesso è una cosa sporca, è una cosa da nascondere, e quindi noi non possiamo manifestare il nostro piacere, dobbiamo nascondere il nostro piacere, il piacere è mio e basta, non è condivisibile, lo devo, ok, ho finito, posto, sono venuto e via dicendo, cioè, il concetto di base è un po' questo, quanto è bello invece poter manifestare il proprio orgasmo, dargli voce, anche perché non dobbiamo mai dimenticarci che la nostra gola, se noi la guardiamo a livello anatomico, è speculare i nostri genitali, soprattutto i genitali femminili. Se tu guardi un'immagine di quello che è la vagina, l'utero, le ovaie e tutto il resto, lo prendi, è quasi identico alla nostra trachea. Se consideriamo che poi i nostri genitali invertiti, considerando che le ovaie possono essere a posto dei testicoli e l'utero essere il corpo cavernoso del nostro pene, cioè, sono quelli. Sono ecco la trasfigurazione. Ma anche nella medicina cinese i meridiani che praticamente passano nei genitali sono gli stessi che passano nella gola. Ma è chiaro che adesso io farei una piccola promessa, perché tutti questi discorsi sono estremamente utili, però partendo dal presupposto che, come abbiamo detto tante volte, purtroppo molte persone vedono il rapporto sessuale finalizzato al momento dell'orgasmo, per cui è ovvio che se il durante, quindi il prima, il dopo, lo stare insieme, il trovare un contatto, non viene ritenuto parte integrante dell'orgasmo e poi l'orgasmo è visto tutto come la finalizzazione del rapporto a due, è chiaro che poi si creano tutte le ansie da prestazione, ci può essere il timore di perdere il controllo, di lasciarsi andare, perché oddio chissà poi cosa mi succede, la mancanza di fiducia nel partner, ci può essere la scarsa confidenza con il proprio corpo, quindi queste sono tutte cose che vanno a incidere e comunque a interferire su un sano oltre chiaramente alla paura e al senso di colpa che dicevi tu legata al rapporto sessuale, sono tutte cose che fanno sì che l'orgasmo possa poi diventare un momento di paura e non di tutto sommato è un di più al piacere che ho già vissuto nella vicinanza con il mio partner. Sì, posso fare una domanda? Una domanda? Bisogna dire a monte il discorso. Voglio fare una domanda su una cosa che ha detto fondamentalmente Maurizia. L'ansia da prestazione. Allora, noi conosciamo l'ansia da prestazione a livello sportivo quando Jacobs batte il record dei 100 metri, quindi c'è un parametro matematico e quindi l'ansia da prestazione, oddio, chissà se riuscirò a fare 100 metri in tot secondi. Ma sull'ambito del sesso,
Cioè, qual è il parametro massimale che uno riesce a basarsi la sua... gli nasce l'ansia da prestazione, lo faccio 30 volte, lo faccio in 5 minuti, lo faccio durare un'ora, come fa a fargli... Come? Posso dirtelo io da donna? Sì, non certo. È il... No, allora, l'ansia da prestazione non è il lo faccio durare, lo faccio... A volte è anche solo il... Teniamo l'albero dritto per quel che serve, cioè partiamo proprio dal. Ma dalla su base. Che tempo serve? Quanto tempo serve? Un'ora, 10 minuti, 20 anni? Donato, era quello che dicevo prima. Il problema è che fin tanto che l'orgasmo viene visto come il punto di arrivo e non come un di più rispetto a un percorso che è già stato meraviglioso, che è stato l'intesa dello stare insieme. Cioè è come se tu andassi a tavola e ti ingozzassi perché tanto aspetti il caffè. Cioè, non è il caffè il punto di arrivo, appunto. Il caffè è di più dopo che hai mangiato bene. Ma quindi devi imparare a mangiare bene. È sbagliato tutto l'insegnamento allora, a questo punto, perché tu aspetti l'ansia, qualcosa. L'ansia essenzialmente cos'è, Donato? Ecco, io sono rimasto con questa domanda, l'ansia cos'è? Non ti bloccare adesso, se no mi viene a me l'ansia. Okay. Cos'è l'ansia? L'ansia è una manifestazione della paura. Noi quando è che abbiamo l'ansia? Quando ci stiamo per approcciare delle situazioni che ci fanno paura. Ma queste paure da dove arrivano? Per scoprirlo bisogna lavorare su se stessi. Possono essere infinite le paure che abbiamo, possono essere anche quelle che abbiamo detto all'inizio della trasmissione, no? Quindi la paura di essere giudicato, il fatto di, oh mio Dio, adesso vede le mie fragilità, mi mostro per quello che sono realmente, perché se do spazio al manifestare del mio orgasmo e mi mostro in modo incondizionato, senza maschere, magari non gli piaccio più. Oppure, come succede agli uomini, no? Adesso si deve alzare, alza, ti contrai, più ti contrai, perché la paura ti fa contrarre, perché essenzialmente fa questo, e più tu hai paura, più vai in ansia, più non funziona. Perché la paura poi cosa fa? Ti fa vasocostringere. Quindi poi alla fine è un cane che si morde la coda. Se tu invece stai nella rilassatezza, nella piacevolezza e ti godi il momento, tutto succede e avviene come deve avvenire. Sempre che non ci siano delle patologie, che quelle sono delle cose che esulano da qualsiasi discorso, perché sono dei problemi medici e lì è giusto che ognuno si rivolga al medico, alla medicina. Sull'alzati, ho avuto un'immagine di uno che faceva... tipo macumbe, crocifissi, agli e quant'altro. No, guarda Donato, che proprio a questo proposito, cioè il bello del conoscersi è anche il rendersi conto che se ci sono dei momenti di defaianza da una parte o dall'altra, chi se ne frega, perché io non lo so quanti possono essere gli uomini che si sono trovati di fianco la signorina Rottermeier che diceva: se tu adesso non alzi quella bandiera lì, io ti do legnate. Cioè, adesso non credo che purtroppo detta così è sicuro, è morto. Ci sono persone a cui è successo, e anche più di una volta. Ma questo perché poi il problema era un po' loro, un po' la partner soprattutto, perché poi ci vuole anche una certa maturità sessuale, quindi di base qua ci vorrebbe un minimo di cultura anche in quest'ambito qui, che è un po' quello che ci siamo ripromessi con la regina, no? È un po' il nostro sogno, è quello di portare una sessualità consapevole, a migliorare le relazioni, no? E a più che altro spiegare che cos'è una relazione, no? Essenzialmente. E quindi sì, è difficile, ma tutto questo poi da dove viene? Viene da un profondo lavoro che noi abbiamo fatto negli anni con i nostri percorsi su noi stessi, cioè essenzialmente quello. Anni fa anch'io avevo delle difficoltà in tal senso, ma perché avevo tante cose da risolvere nella mia vita, rapporti con i miei genitori, situazioni traumatiche che avevo vissuto nell'infanzia, nell'adolescenza e via dicendo, quindi poi alla fine, lavorando su me stesso, automaticamente le cose si sono sistemate, anche perché poi è essenzialmente quello il problema, perché noi anche nel fare l'amore portiamo quello che sono i nostri traumi, perché li mettiamo in gioco, perché se noi siamo veramente noi stessi e abbiamo dei traumi, delle sofferenze che ci portiamo dietro dalle relazioni precedenti, non facciamo altro che manifestarle anche con la persona con cui stiamo avendo il rapporto in quel momento. Quindi è per quello è importante poter lavorare su se stessi e affrontare quelle che sono le proprie paure,
sono delle cicatrici che abbiamo, no? Lavorando sulle nostre paure non facciamo altro che curare queste cicatrici. Bene. Francesco, visto che siamo in chiusura, che suggerimento, un suggerimento prêt-à-porter per non cadere nella paura dell'orgasmo? Ah, per non cadere nella paura dell'orgasmo, respirare. Respirare, fare del aspettare. Respirare, respirare, il respiro è la chiave di tutto. Quando si respira in modo profondo, tutto si scioglie, i nostri muscoli si rilassano, noi lasciamo andare le tensioni e cercare di stare nel momento, cercare un po' di spegnere la mente, no? Che mente e che ci porta da altre parti, quindi essere nel qui e ora, che è difficilissimo. Sempre. È difficile. Bene, noi Maurizia abbiamo concluso, noi ci rivedremo, vediamo un attimino perché stiamo rifacendo tutti i palinsesti in quanto non andremo in onda per martedì per impegni miei pregressi, purtroppo è così, avvertiremo poi tutti quando torneremo di nuovo in onda, il giorno. Esatto, il giorno, l'orario sarà sempre lo stesso, potrebbe essere il giovedì, ma adesso rimanete collegati ai nostri contatti, alle nostre pagine e ve lo faremo sapere al più presto, di sicuro non la prossima settimana che saltiamo, ma magari da quella dopo. Io intanto ringrazio tantissimo Francesco per essere stato con noi anche questa sera e averci regalato questa piccola chicca sulle paure dell'orgasmo. Grazie. Grazie a voi. Ringrazio anche Donato, e Donato, che dire, caro condomino, ci vediamo presto. Volentierissimo. Un abbraccio a tutti. Grazie Francesco. Ciao. Dal salotto di casa vostra avete ascoltato Condominio Love. Ci vediamo presto.